Momento, ragazzi, sento rigorosi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim Remastered. Allora, siamo esattamente qui dove ci siamo lasciati. Allora, nello scorso episodio abbiamo esplorato un po' Markarth, abbiamo fatto anche una missione abbastanza improvvisata dove sono successe cose. Allora, io aspetto Alba. Almeno riusciamo a vedere qualcosa. Ecco le 7, punto basta. Allora, ci siamo? Sì, ci siamo. Allora, abbiamo diverse missioncine. Allora, però, quello che voglio fare. Cerca il fantasma del cavaliere nella zona sud di Markarth. Cripta del cuore. Sangue della gente, ho trovato un libro. Ah, ok, sì. Sì, è un libro, sì. Ok, vabbè, faremo anche queste con calma, con calma. Abbiamo tutto il tempo di questo pianeta, no? Fino a quando il sole Sai non qualcosa? esplode. La Comunque. missione al metallo fuso. Se finisce addosso, vuol dire addio alle difese. Ah, sono Sai loro che qualcosa? parlano. Vabbè, Te lo dico proviamo a io. vedere. E però questa canna da pesca, però. Sai Allora, che anche tu cos'era? Il sai che 4? non Sì, il voglio fare 4 avevo danni. messo. Roncoli. Se ti vedo prendere con Allora, sé una pagliuzza d'argento, ti rompo la vediamo che schiena. cosa riusciamo a catturare. Sì, oggi. Attenzione. E che ho preso? Piccolo di granchio del fango. Vabbè, riusiamolo. Dopo andiamo a vedere se è aggiornata la quest. So, devo pescare 5 cose. No, ha detto 5 oggetti però. Se sono 5 oggetti. Branzino. Allora, scusa. Vediamo se funziona. I sali. No, non è qua, vero? Pesce di vetro. È purtroppo pesce tuttora. No. Recupero spazzatura. 5 oggetti. Vabbè, giustamente questi non sono oggetti. Sia il granchio che il branzino. Qua chi ci mette lo zampino è l'RNG. Ecco, infatti. Scusa, ma queste cose sono tutti ingredienti, penso. Sì, alcuni pesci sì. Coda lunga, sì. Scusa, ma il piccolo di granchio. Ah. Ah, è un ingrediente proprio. Ah, guarda qua. Ui. Va bene. Provo un'ultima volta perché alla lunga diventa noioso, ok? Ci sono ancora dei pesci qua da raccogliere. Qualche missione, magari andiamo a uccidere qualche rinnegato. Pesce artiglio! Che culo, salva immediatamente. Salvalo, ecco. Che culo. Il pesce. No, 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 no. Scusa, ma non è qua il pesce. Cos'è il cibo? Pesce gatto di vetro? Pesce artiglio, eccolo. Eccolo qua. Pesce artiglio. E perché si chiama artiglio? Perché c'hanno le pinne che assomiglia a un artiglio? Pesce artiglio, va bene, dai, almeno abbiamo recuperato un pesce, va. Che ci serve per una missione. Allora, a sto punto. Vabbè, questa la tengo attiva. Vabbè, andiamo a uccidere un po' dei rinnegati al santuario di Talos. È vero che c'è stato l'omicidio qua, è vero. Posso salire qua? Sì. Allora. Che cacchio si trova? Aspetta. Ginepro. Ho sentito.
No, ho sentito un rumore, non ho ben capito cos'era. Salute, compagno. Ma chi è qua? Sistemeremo le cose da qui. Ah, la torre di guardia proprio. Sistemeremo le cose da qui. Cammina. Ah. Insomma, è abbastanza coperta qua la visuale. Abbastanza coperta, non è che riesci a vedere un granché. Scusa, ma dove cacchio? Perché mi dà due ingressi? Ah, perché... Ah, no, non è in ingresso, è per la cosa. Ok, devo andare qua. Scusa. Fammi entrare. Santuario di Talus. Allora, devo parlare con qualcuno. Ma chi è che mette le candele per terra, tipo io? Vabbè, qua prendi la cesta, ma non ci faccio niente. Devo parlare con costui? Mi dispiace trascinarti nei problemi di Markart, ma dopo quell'attacco al mercato non c'è più molto tempo. Tu sei uno straniero, hai un aspetto pericoloso, non ce la farai. Ma che vuol dire? Mi dispiace trascinarti nei problemi di Markart, ma dopo quell'attacco al mercato non c'è più molto tempo. Tu sei uno straniero, hai un aspetto pericoloso. Cosa vuol dire aspetto pericoloso? Solo perché sono un elfo? Di cosa stai parlando? Vuoi delle risposte? Ebbene, anch'io le voglio, come tutti in questa città. Un uomo è impazzito al mercato. Ed è anche morto, però. Ma le guardie non fanno niente, a parte ripulire lo scompiglio che ha causato. Vuoi che scopra il motivo? Questa storia sta andando avanti da anni. E tutto ciò che sono riuscito a trovare sono omicidi e sangue. Ho bisogno d'aiuto. Ti prego, devi scoprire come mai quella donna è stata attaccata e chi si nasconde dietro Waylin e i rinnegati. Ti pagherò per ogni informazione che riuscirai a procurarmi. Addirittura. Trova le prove su Margaret Waylin. Ah, è vero, perché c'ho... Margaret stava indagando su Tonar. Così gli indizi puntano alla tesoreria. Ha senso. Tonar è coinvolto in ogni aspetto della città. Ecco l'oro che ti avevo promesso. Così. Continua a seguire le tracce e ne riceverai dell'altro. È perché ho già fatto qualcosa ancora nello scorso episodio che sono andato a ravanare in giro. Allora, chi era Waylin e dove viveva? Era uno dei fonditori. Anch'io lavoravo laggiù un tempo. Fondevo lingotti d'argento. Non ho mai conosciuto bene Waylin. Sapevo solo che veniva dall'enclave, come tutti gli altri lavoratori. Hai indagato su questi omicidi? Sì. Tutto è iniziato quando ero ancora un marmocchio. Un marmocchio? Mio padre era il padrone di una delle miniere. Una cosa rara per chiunque non sia un nord. Fu ucciso. Le guardie dissero che si trattò del gesto di un folle. Ma tutti sapevano che l'assassino era un membro dei rinnegati. Da allora ho cercato di capire perché l'ha fatto. Non sono riuscito a scoprire niente. Poi mi sono sposato e ho avuto un bambino. Giuro così a me proprio. Stesso che mi sarei arreso per il bene di mio figlio. Ma è come se il fantasma di mio padre mi tormentasse chiedendomi perché. Va bene. Chi sono i rinnegati? Dovrebbe essere tipo una fazione di qualcosa, tipo predoni, presumo. Sono gli ultimi eredi dei vecchi regnanti di Markart, nativi del Reach, sostenitori delle antiche usanze. I Nord li cacciarono dalla città, Ulfric Manto della Tempesta e i suoi uomini. È successo circa 20 anni fa. Eppure, nonostante tutto, sono ancora qui e continuano a uccidere la gente. Beh, no, non proprio predoni, ma vabbè, più o meno. Avvertimi non appena trovi qualcosa. Ah, devo trovare... ecco, cacchio. E come le trovo le prove? E cioè, devo andare in giro. Cioè, devo entrare nelle... Devo entrare di nascosto. No? Più o meno è così. Non so, proviamo a entrare nella tesoreria. E allora... Un modo per non... Se dovessi aver bisogno di qualcosa,
fallo sapere a questa vecchia signora. Nessuno mi vede. Attenzione. Ah, vabbè, dai, è semplice. Oh cacchio. Che cosa ci fai qui? Avevo detto niente visitatori. Ma ti devo parlare lo stesso. Sono qui per parlare di Margaret. L'emissario imperiale. Certo, lo sapevo. Quanti saranno i cani che l'impero mi manderà contro? Questo è il mio giro d'affari. È la mia città. A tua proprio. Voi, amici dell'impero, dovete imparare a stare... No, io non sono amico dell'impero. Cosa? Che cazzo? C'è qualcuno? No, la cosa. No, qua rischio. Denti. L'hanno ucciso. Dannato male. Dannati i suoi rinnegati. Parlerai ora? Va bene. Vuoi sapere che cosa sono realmente i rinnegati? Loro sono le mie marionette. Il loro re sta marcendo nella miniera di Sidna. Avrebbe dovuto tenerli sotto controllo. Hai stretto un accordo con i rinnegati? Quando la loro rivolta è stata schiacciata, ho ordinato di portare da me Madanak. Era come un animale selvaggio, ma era utile. Gli ho offerto di risparmiargli la vita, a patto che usasse la sua influenza per eliminare ogni potenziale disturbo. Cavi, emissari, semplici idioti. Per cui ho lasciato che guidasse la sua piccola rivolta dei rinnegati dall'interno della miniera di Sidna. E ora la situazione è fuori controllo. Vabbè, allora sei scemo. I rinnegati hanno un re? Madanak, il re straccione. Ah, proprio. Mentre eravamo lontani a combattere gli elfi nella grande guerra, Madanak governava su tutto il Reach. Fino a quando non è giunto Ulfric a sconfiggerli. Miniera di Sidna? La mia prigione, nonché la fonte di metà dell'argento di Skyrim. La prigione più sicura di Tamriel. Addirittura. Nessuno riesce a fuggire. Pensavo che tenendolo laggiù, Madanak sarebbe stato sotto controllo. Ma invece non è così. Vuoi che mi occupi di Madanak? Hai già avuto tutto ciò che volevi. Tutto questo è colpa tua. No, è colpa tua. Tu e Madanak siete degli animali. Spero di vedervi marcire entrambi fino alla morte nella miniera di Sidna per questo. Posso ucciderlo? Ora vattene dalla mia casa. Posso ucciderlo? Vattene da casa mia, subito. Aspetta un attimo. Cosa credi di fare? No, immortale. No, è immortale. Oh cazzo. Vabbè, ho fatto il salvataggio rapido per... Che cazzo? Per evenienze come questa. No, è immortale, non posso ucciderlo. Mannaggia te al Gelflin. Chiave della tesoreria, grande. Ma sì, dammi tutto. Eleganti. Sì, eleganti, ma non valgono niente. Vai, chiave. Vabbè, anche se c'ho dei doppioni, va bene lo stesso, cioè nel senso. Vino alto. Ok. Chi è questa? Ah. Freccia orchesca. Ho rubato una freccia orchesca così a caso. Ah, ma è lei che si è tipo incastrata. Eh sì, si è incastrata e fa tipo una mela. Ah, c'è un liuto, robe. Un vultino dolce. Ah, vedi. Ok, fammi sembra un salvataggio. Qua dovrei avere già la chiave. No, non ho la chiave. Però c'ho questi lingotti che li prendo molto volentieri.
E qua è difficile, attenzione, perché... Allora, dov'è il punto? Devo trovare il punto. Trovato il punto. Che culo! Ametista perfetta. Bam, bam. I prezzi sono più favorevoli. Attenzione. Questo non sarebbe male. E poi è questo che ce lo andiamo a vendere. Grande così. Di cattiveria. Quanto sono di peso? Insomma. Qua... Ta, 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 cosa c'è qua? No, qua mi sa che non c'è niente di interessante. Mi sa che ho già spolpato qualcosa, sì. Perché non posso prendere questo teschio? Sai che figata averlo in casa? Eh no, qua... Ah no, aspetta, qua ricordo che ho già fregato le monete, sì. Ho fregato tutte le monete. Va bene, direi che possiamo uscire. Adesso dov'è che dobbiamo andare? Dobbiamo trovare le prove su Weilin. Vabbè, me lo dice già il gioco dov'è che si trova. Le varie prove. Si trova dentro... Cosa dovrei fare? Non allontanarmi mai da casa. È questo che vuoi, Andrew? Devo tenere gli occhi aperti. I dannati draghi potrebbero piombare qui da un momento all'altro. Perché hai paura? È questo l'insegnamento che vogliamo trasmettere a nostra figlia? E se il corpo l'hanno già portato via. Dov'è che si trova? Ah... Ah, tipo qua sotto. Nell'enclave. Hai perso la strada. Non ho perso niente. Cos'è sto suono? No, c'è questo suono che non mi piace. Garberi. No. Cosnatch. Richiede la chiave. Qua no. Ah. Però qua. È qua tutto basilare. Sì, ma c'è. Sì, ma è strabuio qua. Ma come cacchio fai a vedere qualcosa? Allora, c'è un cavolo. Uovo di pesce macellaio? No, queste cose mi sa che servono. Mucchio di fieno di proprietà, ma di chi? Ma non è morta la tizia? Fetta di formaggio Eidar. Eltris, prendi la chiave. Ma qua non c'è niente però. Ah no, perché? Perché adesso che abbiamo preso la chiave... Scusa, ma che chiave ho preso? Però c'è quella che mi vede, però. Aspetta. Adesso sai cosa? Adesso mi metto ad aprirle tutte queste porte. Andiamo da Weilin, va. Ah, così, subito a primo impatto. Allora. Ok, c'è una cassa. Weilin. Dovrei avere la chiave adesso di Weilin. Weilin. Eltris. Ah no, cos'era Eltris? Weilin. Vediamo che cosa c'è qua. Nota di Weilin. Un'altra bambola. 9. Bello. No, queste cose te le lascio. Ok, dobbiamo leggere la nota. Allora, nota di Weilin. Sulla N. NN. Nota di Weilin. Allora. Weilin, dovrei riempire di terrore i cuori dei Nord. Vai al mercato domani. Saprai cosa fare. N. Quindi, scopri chi è N. Mi sa che devo ritornare. Ah no, qua richiede la chiave, non posso. Però Cosnak posso. E nessuno mi vede. Vediamo un attimino qua. No.
Ok. Qua sicuramente ci sarà la chiave, no? Tipo nascosta da qualche parte. Ma che me ne faccio? No, là non c'è niente. Non c'è una chiave qua. No, non c'è nessuna chiave. Strano. No, no, non vedo nessuna chiave. Peccato. Garveri. Questo sembra quasi quasi promettente. D'altro lato. Mi ha rilevato, ma tardi. Allora, cosa dice qua? Eh sì, mi prendo le chiavi. Però sono tutte stanze vuote, non hanno niente di che. Porca vacca, se non ti levi sta roba. Porca vacca. Allora, attenzione, perché quello rischia di vedermi. Ok. Garveri. Andiamo da Garveri. No, dall'altro lato. Allora. Ah, qua c'è già un po' più di roba. Niente chiave. No, niente chiave. Ah. No. Vabbè. Peccato, pensavo qualcosa di più. Uovo di passero delle rocce. Ok. Insegnerò a ficcare il naso dove non dovresti. È ora di darti una lezione. Ma cosa vuoi? Ah, vabbè, vuole la rissa? Chi ti manda? Qualcuno che non ama che tu vada in giro a fare domande. Coraggio, vediamo cosa sai fare. Oh. Ma quanta vita c'ha? Accidenti. Ah, però ne ha di vita, però. E non ho vigore. Vai. Fai così. E dai. Sai fare di meglio? Sì, ma porca vacca, quanta vita c'ha? Vabbè, però minore, vai. Sì, ma quanto dura sta rissa? Ah, grazie per l'armatura. Mi stavo chiedendo se ne funzionasse anche così. Oh. Quindi?
parla o te la vedrai con gli dèi proprio. Mi ha mandato Nepos in mezzo. È quel vecchio. Eh? Mi ha mandato Nepos in mezzo. È quel vecchio. Che cacchio, ma si è buggato? È Nepos che comanda. Non so altro. Nepos. È Nepos che comanda. Non so altro. Ho capito, basta. Devo trova le prove su Nepos. Ah, è sempre qua però. Sempre dentro Markarth. Ok, no, per un momento pensavo che dovessi fare tipo i mega viaggioni. Cosa? Ah, ma li posso prendere? Prendi questo. Taci, cos'è questo? Un chiodo. Questo me lo chiami un chiodo. Peccato. È una pelliccia quella che ti spunta fuori dalle orecchie. Ah! Ma che è? Cos'ha le gambe di cartapesta? Salva. A casa di Nepos proprio. Scusami, cosa ci fai qui? Chi sei? Se proprio vuoi saperlo, sono la serva. E il padrone di questa casa è vecchio e ha bisogno di riposo. Quindi se non ti serve nulla, vattene. Aspetta, non ha tenuto bene. Vado a entrare. Ah. Sì, Nepos. Ma così. Lo hai sentito? Ma sono già dentro, se non te ne sei accorto. Accorta. Nepos il naso, ma che mi cazzo di nome è? La mia serva è un po' troppo protettiva nei miei confronti. Cosa vuoi ora? Cosa vuoi ora? Sei un rinnegato. Ti sei rivelato un vero segugio. Mi hai trovato con il tuo fiuto. Sono quasi 20 anni che faccio questo mestiere e mando a morire persone. Tutto in nome dei rinnegati. Comincio a essere stanco. No, aspetta, aspetta, non è che puoi diventare il re dei rinnegati addirittura? Chi c'è dietro tutto questo? Il mio re, Madanak. Quando la rivolta fu sedata per mano dei Nord, fu spedito nelle miniere. Non so come, ma è riuscito a sopravvivere. Ricevo i suoi messaggi e riferisco i suoi ordini senza fare storie. Perché stai dicendo questo? Mio caro, cosa ti fa pensare che uscirai da qui vivo? Ti hanno visto entrare. La ragazza alla porta è una dei rinnegati travestita da serva. Chissà perché, ma non mi sorprende. Non sei la prima persona a essere arrivata fin qui. E non sarai l'ultima. Chi è Madanak? È il re straccione. Ah, quindi proprio straccione si chiama. Controllava tutto il Reach. Ha alimentato la rabbia degli oppressi in questa città, istigandoli a uccidere i nemici dei rinnegati in nostro nome. Ha fatto tutto senza mai abbandonare la miniera di Sidna, una prigione Nord. Buffo, no? Hai accennato a una rivolta. Markarth e il Reach sono nostri. Non possiamo nemmeno reclamare la terra che ci appartiene di diritto. Ma non sono i Nord. È per questo che ci chiamano rinnegati. Poi però, durante la loro guerra con gli Elfi, abbiamo avuto la nostra occasione. E abbiamo cacciato i Nord dal Reach con una grande insurrezione. Quindi tutto questo puramente leggendo il libro. Coloro che non hanno fatto in tempo a fuggire sono stati giustiziati. Tranne me, il mio re e pochi altri. Così. Quindi devo... spiare. È un bel Fus Rodà, non ve lo toglie nessuno.
Aspetta, qua mi sa che devo cambiare con soffio di fuoco. Aia. Però mi stanno aumentando con le abilità. Mannaggia il Gelflin. Quanto fanno male. I denti. Quanto male che fanno. Ho rischiato un botto. Prendi l'oro. Prendi pure questa. La mela te la lascio. Guanti. Allora. Nepos. Vesti, scarpe, pugnale. Nepos il naso. Ah, vedi. Chiave. Anello. Ma pure questo. Cumulo di cenere. Che cacchio. Ah, perché chi c'era pure un necromante. Ma come cacchio. Ah. Ma idromele, ma... Scarpe, ferro... Niente, questo è quanto. Fino alto. Tanto adesso posso anche rubare tutto, no? Sì, ma che cacchio. Ho un baule solamente con 9. Cioè, 9 monete d'oro. Ma mi posso anche sedere. Cos'è la saccoccia di monete? Filetto di salmone. Piatto, petto di fagiano. Vabbè. Carne cruda. No, questa no. Allora, se riusciamo a trovare degli ingredienti. Mantice, ma perché? Ah, aspetta, la carne di cervide. Ho visto che... costa parecchio. E pesa anche. Questo. Allora, cos'è? Vabbè, ma ruba tutte ste robe. Vai, ruba. Il ritiro dell'antico motto. Vestiti eleganti. Quasi si trattano bene, vedi? Vedi come si trattano bene? Vabbè, prendi il vetro. Prendi anche questo e prendi anche questo. La cosa per la bambina, guarda, te la lascio. Facci quello che vuoi, a me non mi interessa. Beh, questa roba prendila. Ma prendo il vino alto. Ah, ma è incantata sta roba? Dello sgomento. Che cosa fa? Creature e persone di livello 5 inferiore fuggono per 30 secondi. Però è rubato e non lo posso vendere. Vabbè, ce lo terremo per la nostra collezione a sto punto. Accetta da tale linea. Mi sa che già ce l'ho. Niente, abbiamo preso tutto, no? Tutto quello che mi interessa. C'è il pane. Ah, praticamente sì. Vabbè, possiamo anche uscire. Salvataggio. Succederà qualcosa adesso? No, pensavo di ritrovarmi una guardia. Che è quello che è successo, ma mi ha girato le spalle. Va bene. Mi sa che adesso devo andare a comunicare. Ho
con quello che è successo. Però vabbè, lì il naso è morto, quindi non è più un problema. Ma tu non hai voluto darci ascolto. Ora dobbiamo accusarti per tutti questi omicidi, ammazzare testimoni. Altro lavoro. Madana che è la responsabile di tutti questi omicidi. Credi di essere l'unica persona a saperlo. Avevamo un accordo con Tonar e Madana che prima che arrivassi tu. Avrai tutto il tempo che vuoi per parlarne con il re straccione mentre sconterai la tua pena a vita nella miniera di Sigma. Aspetta, io ho salvato però. Nel dubbio. Proviamo. Non mi prenderei vivo. Non lascerai mai Markarth. E invece di sì. Vabbè, così devo combattere, da quello che ho capito. Aspetta, fammi fare un salvataggio. Che brutto topo. Vedi che sono sempre qua. Quindi dovevo dire che... cioè, che dovevo... Ma buttati. Quindi dovevo proprio andare con le guardie senza che... cioè, senza fare storie, quindi... Sei un corrotto. Abbiamo un buon accordo in questa città e non ti permetteremo di ostacolarci. La cosa ti crea problemi? Parla con Madanak. Sono certo che il re straccione e i suoi rinnegati non vedono l'ora di incontrarti. Ora tu verrai con noi. Ti attende una condanna a vita nella miniera di Sigma. D'accordo, verrò. Non rivedrai mai più il sole, mi hai sentito? Se non nessuno vedrai mai più il sole. Nessuno. Cosa? Molto bene, prigioniero. Guardati intorno. Sei nella miniera di Sigma e ci aspettiamo che ti guadagni il tuo soggiorno. Qui non trascorrerai il tempo riposandoti in una cella. Qui lavorerai. Estrarrai minerale dalla terra fino a quando non inizierai a vomitare barre di ferro. Hai capito? Scusa, ma ci sento poco da questo orecchio. Quando è che esco? Ripagherai il tuo debito con il Rich. Lavora e ti guadagnerai la libertà. Perfetto. Aprila. Come? Ehi, tu, scendi. Ma dai! Aspetta, mi devo girare perché qua c'è la fonte di luce. Ma dai! Ma guarda! Ma tutta la mia roba. Ah, e non posso neanche... Salve. C'è uno lì. E non posso neanche prendere nulla. No, ma che è? Ah, proprio. Beh, vedo che c'è... parecchia roba da fare a quanto pare. Sì, ma non posso interagire con niente. Ma c'ho le braccia libere perché comunque non posso interagire con niente. Ho abbandonato mia figlia Wale quando mi hanno preso. Perché sei dentro, recluta? Recluta? Uccidere un tizio che ha fatto troppe domande. Sei un tipo violento, eh? Al tuo posto non lo darei a vedere, recluta. Se gli altri venissero a saperlo, la prenderebbero come una sfida. Il mio consiglio? Scontare la tua pena nella miniera e fuggire. Non vorrai mica ritrovarti con un coltello piantato in gola per una bottiglia di scuma. Un coltellino? Ha una lama piccola, facile da nascondere. Certo potresti sempre conficcare un piccone nella faccia di qualcuno... Ma così daresti troppo nell'occhio. Hai un problema con un prigioniero? Prenditi un coltellino. Ho sentito dire che Grisvar ne ha uno che gli avanza. Sempre se riesci a convincerlo a dartelo.
Dov'è Madanak? Se me lo chiedi, vuol dire che sei il nuovo ergastolano. Mi dispiace per te. Quelle guardie ti hanno tradito per bene. Mi dispiace, ma nessuno può vedere Madanak. Non prima almeno di aver superato Borkul la bestia. Addirittura. E non credo che tu voglia parlare con Borkul la bestia. E cos'è, un orco? Borkul la bestia? Supera Borkul la bestia? Ma che cazzo? La guardia di Madanak è grosso persino per un orco. Ho sentito dire che ha strappato via il braccio a un uomo e lo ha usato per picchiarlo a morte. È uno legato alle vecchie tradizioni. Ma sono molto curioso di incontrarlo, questo Borkul. Dove sono le guardie? Vengono qui una volta alla settimana per portare via i cadaveri, raccogliere i minerali che abbiamo estratto e picchiare chi crea problemi. Quella è anche l'unica occasione nella quale ci portano da mangiare. E se non abbiamo estratto abbastanza minerali, ci lasciano senza cibo. Severo ma giusto. Per quale motivo sei dentro? Un nobile nord presso il quale prestavo servizio fu pugnalato una notte. Sapevo che avrebbero incolpato me, anche se non c'entravo niente. Così sono fuggito. Mi sono unito ai rinnegati e ho iniziato a uccidere. Mi hanno catturato e ora eccomi qui. Seduto davanti al fuoco, perché stai con i rinnegati? Perché si viveva meglio rispettando le antiche usanze. Non con i Nord e le loro leggi. Un giorno i rinnegati coloreranno le mura di Markarth con il loro sangue. Ah, quindi lui è un fedele dei rinnegati. La scuma già sappiamo che cos'è. Ci vediamo. Ah, è lui! Carne nuova, così morbida, tenera. Com'è stato ammazzare il tuo primo nemico, eh? Bello. Sì, comunque era un orco. Carne nuova, così morbida, tenera. Ma così? Com'è stato ammazzare il tuo primo nemico? Ma perché dicono le cose due volte? Non sono un assassino. Menti. Devo vedere Madanak. Vuoi parlare con il re straccione? Va bene, ma prima dovrai pagare quanto dovuto. Che ne dici di procurarmi un coltellino? Non che mi serva, ma mi tornerà utile nel caso debba farmi la barba. Ma che era una battuta? C'è la rissa. Aspetta, perché c'era un'altra zona che non ho esplorato. Pagherò il pedaggio dopo. Bene, girati e vattene. Ah no, pure per di qua. Ora, visto che qua sento martellare. Ah, però adesso qua mi fa. Porca vacca, non c'ho niente. Scusa, ma il mio amico, le cose non. Hanno sbattuto qui perché qualcuno ha detto che ero un rinnegato. Per quale motivo sei dentro? Le guardie dicono che ho ucciso qualcuno. Io stavo solo smaltendo una sbronza da idromele a casa di mia zia. Eppure mi hanno arrestato lo stesso. Non conosco nemmeno la persona che avrei ucciso. Da quanto sei qui? Da un paio d'anni. Ah, se non lo sei te? Non facevo ancora parte dei rinnegati quando sono arrivato. Ma poi mi sono unito a loro una volta dentro. Si vive meglio. Non lo so. Sono innocente. Il Nord mi ha inciso. Ah, vena di ferro, di argento. Ma sì. Ora, da quello che ho capito, puoi fare, ecco, anche una cosa del genere. Non so come sta mia nonna Botile. Probabilmente sarà in pensiero per me. Cosa picconi che non c'è più niente. Lui ha ritenuto che fossi un problema troppo grande. Così mi ha sbattuto qui dentro con i rinnegati. Vabbè, allora. Ma quanto è lungo sto Braig? Ma l'argento lo prendo, va. Ma attenzione. Non prendere un coltellino in mia presenza o ce ne pentiremo entrambi. Cioè? Cosa vuoi? Devo scavare.
Ma se eri fermo immobile, per quale motivo sei qui? Non ne voglio parlare. Da quanto sei dentro? Da abbastanza tempo. Così. Ci vediamo. Ma perché c'ha un coltello qua? No, non mi pare di vedere nessun coltello, c'è il piccone. Cosa vuoi? Devo scavare. Non stai... Come fai a scavare se, non... se sei seduto qua fermo? Ma lui c'ha qualcosa? Ah, la scuma c'ha. Adesso proviamo ad andare per di qua. Salvalo. Vediamo per di qua cosa c'è. Ma argento. Ma guarda quanti picconi. Vabbè, ci sta che siamo in una miniera, però. Duce. Gli altri prigionieri si insospettiscono quando ci parliamo, quindi attenzione. Che vuol dire? Perché sei dentro? Sono un rinnegato. Una delle nostre missioni è andata male, mi hanno catturato. Sarebbe stato meglio morire per il Reach con i miei compagni. Ma i Sangue Argento avevano bisogno di estrarre il loro minerale grezzo e quindi mi portarono qui. Così. Da quanto sei dentro? Da 7 anni, credo. Mi stupisco di non essermi ancora sgozzato da solo, ma ho qualcosa che mi fa andare avanti. Non si sa cosa. Ci vediamo. Carota, vabbè. Meglio di niente. Non appena esco di qui. Ti devi levare, però. Non farlo. Appena esco da qui ucciderò un Nord. Ok, esaurita. Appena esco di qui ucciderò un Nord. Scusa, ma è tutto bloccato qua, come cacchio? Scusa, ma... Ma qua è tutto bloccato, non posso più andare... Aspetta un attimo. Prigione non è male, in fondo. Nessuno se la prende quando uccido qualcuno. Perché sei dentro? Assassini, banditismo, assalti, furti e perdita di tempo. Ma così? Da quanto sei qui? Le guardie mi hanno rinchiuso qui circa 12 anni fa. Allora avevo messo in piedi una bella banda. Questi rinnegati però non sono come gli uomini che avevo allora. Questi sono degli assassini. Devo vedere Madonak. Sei pronto a pagare il pedaggio? Un coltellino. Un coltellino. Non ho un coltellino. Allora trovane uno. So che quel mucchio di letame di Grisvar ne crea qualcuno di tanto in tanto. E... Ah, vabbè, giustamente non ho attivato la missione. Vabbè. Ok, coltellino. Abbandonato mia figlia Wally quando mi hanno preso. Allora, mi serve un coltellino. Ah, ti serve protezione. Posso procurarti quello che stai cercando. Che ne dici se prima fai qualcosa per... Eccola, ricominciamo. Ha una bottiglia di scuma. È il miglior zucchero lunare distillato. Mi vengono i brividi solo al pensiero. Te lo troverò. Ti ringrazio. Non preoccuparti, al tuo ritorno avrai il coltellino. Certo. Arrivederci allora. Ah no, qua non... No, dov'è? Per di qua. Ah, pure qua c'ha lo scuma, non ho guardato. Fammi vedere un attimo. Eh sì, ce l'ha, 29%. Non lo so, potrei provare, però... Aspetta. Ok, salvataggio, faccio un altro salvataggio. Ma funziona salvataggio? Ok.
Allora, cos'è un 29? Quindi probabilmente 54. E non se n'è neanche accorto. Che culo! Che culo! Salvalo immediatamente. Ho la tua scuma. Ecco il tuo coltellino. Promettimi però che non lo userai mai su di me, d'accordo? Non ti posso promettere niente. Arrivederci allora. Ho abbandonato mio. Allora, devi scontare la tua. Sì. Pronto a pagare il pedaggio? Ecco il coltellino. Perfetto, entra pure. Ma non tentare scherzi. Madana che è più intelligente di quanto tu creda. Ma ho i miei dubbi. Va bene, allora. Cavolo, è vero che non c'ho l'arco che mi rende invisibile. Ah, ok, però sai cosa? Prigione non è male. Andiamo a parlare con Madanak. Madanak. Nel prossimo episodio, che ne dite? Quindi ragazzi, direi che per questo episodio di Skyrim Remastered direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di tutte le serie attualmente attive, di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti e noi ci risentiamo a un prossimo video.